Nell'auditorium del liceo artistico Vincenzo Calò di Grottaglie ha avuto luogo ieri domenica 26 giugno la premiazione ufficiale del 18° concorso di ceramica mediterranea, seguita dall'inaugurazione della tradizionale mostra della ceramica. A fare gli onori di casa la professoressa Anna Maria Cardamone e il dirigente scolastico professor Luigi Pranzo, ai quali sono seguiti i saluti istituzionali del vicepresidente della provincia dottor Costanzo Carrieri, del sindaco di Grottaglie avvocato Ciro Alabrese e dell'assessore alla cultura professoressa Maria Pia Torre. A premiare i vincitori è stata la giuria composta dallo stesso sindaco Ciro Alabrese, dal professor Oronzo Mastro, artista e docente di discipline pittoriche, e dalla professoressa Carmen Destasio, critico d'arte, dalla giornalista Maristella Bagiolini, specialista in comunicazione, dalla dottoressa Daniela De Vincentis, responsabile settore cultura, turismo e musei del comune di Grottaglie. La giuria, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per la ricchezza delle opere a concorso, si è espressa assegnando il premio sezione ceramica tradizionale al grottagliese Pino La Cava, con l'opera dal titolo Le forme raccontano 2011, progetto per una installazione, con questa motivazione: per la rappresentazione della manualità nell'incontro dell'uomo con la materia e per la simbologia altamente tradizionale dell'espressione artistica. Alla comasca Anna Dubini è andato il premio sezione contemporanea dal nome Uruboro e con la seguente motivazione: per la capacità tecnico-elaborativa, per l'espressione di tatticismo promanate dalla superficie ceramica e per la rappresentazione della complessità interiore dell'artista. Il premio sezione didattica è stato conquistato dalla scuola media annessa di Grottaglie dal titolo Ultima chiocciata, con la seguente motivazione: per la capacità di ricreare la forma tradizionale resa didatticamente con freschezza materica e interpretazione espressiva. La giuria ha segnalato inoltre, per l'interpretazione artistica e per il linguaggio evocativo, le opere Orecchie raccontano, realizzata da Paolo Carriere, Il centro di Domenico Galeone, Metamorfosi di Stefano Monteforte e C'era una volta la vita, fossile con Libellula Permiana, realizzata dalla calabrese Aurora Calì. Alla premiazione è seguita una passeggiata nel quartiere delle ceramiche, adornato da tappeti stradali realizzati ad opera di alunni e docenti del liceo artistico, che ha condotto alla mostra allestita nelle sale del Castello Episcopio e nel giardino Giacomo D'Atri. Questa mostra, ha sottolineato il capo settore cultura, turismo e musei del comune di Grottaglie, Daniela De Vincentis, offre un panorama ampio sulla storia della ceramica locale novecentesca attraverso l'illustre storia dell'Istituto Statale d'Arte, ora liceo artistico, che nel contempo visualizza lo stato attuale di ricerca nel campo della ceramica locale e nazionale attraverso le opere presentate nel 18° concorso di ceramica mediterranea allestito nel suggestivo scenario del giardino Giacomo D'Atri. La mostra sarà aperta ai visitatori tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 17 alle 22. Nel mese di agosto invece si aprirà alle ore 10 del mattino per restare aperta fino alle 13, per poi riaprire i battenti alle 17 e richiuderli alle ore 22. L'ingresso è libero, quindi gratuito.